queste grandi famiglie ormai negli ultimi due secoli hanno avuto a che fare ed hanno a che fare con tutto. Le famiglie che hanno in mano in questo momento il potere finanziario a livello planetario sono fortemente imparentate le une con le altre, tra l'altro questa forma di apparentamento è assolutamente la strategia vincente. Per esempio i Warburg hanno determinato capillarmente la storia della Germania dall'Ottocento in avanti, potendo essere assolutamente considerati i Rothschild tedeschi, ma poi di fatto attraverso il loro spostamento in America con Paul Warburg, che ha dato vita alla Federal Reserve, in realtà la mente della Federal Reserve, i Warburg sono diventati una famiglia potentissima anche negli Stati Uniti. I Rockefeller, che nascono proprio come testa di ponte per permettere ai Rothschild di mettere radici in America, sono l'altra faccia di questa alleanza. Mi è stato fatto notare spesso che non serve lottare contro un sistema di questo tipo così come lo descrivo, e che quindi la descrizione stessa, la consapevolezza stessa di questo potere vanificherebbero ogni lotta. Ecco, io penso questo, credo che un uomo sia uomo quando lotta, non quando vince. Non importa vincere, importa lottare. Anche quando si sa che la guerra è persa in partenza, la differenza tra un uomo e un servo è che l'uomo lotta, lotta pur sapendo di essere destinato a soccombere, ma comunque lotta.